Tecnologia avanzata, sicurezza e continuo monitoraggio della qualità dei dati caratterizzano l'attività del laboratorio analisi del Centro Diagnostico Italiano. Duemila metri quadrati, dove annualmente si refertano circa 3 milioni e mezzo di esami e vengono prodotti e controllati 12 milioni di dati. Complessivamente presso il laboratorio del Centro Diagnostico Italiano vengono accettati 1.800 pazienti al giorno. Il laboratorio che vedete svolge l'85% del totale delle analisi richieste giornalmente al Centro Diagnostico. I test vengono analizzati dalla catena automatica. Le provette, etichettate con il codice a barre e provenienti direttamente dalla sala prelievi, vengono deposte dal personale nei moduli di carico e scarico. Pinze robotizzate le inseriscono nella catena di distribuzione. Qui vengono dapprima centrifugate e poi stappate. Le provette proseguono quindi la loro corsa lungo la catena fino ai 5 analizzatori. Ultimate le analisi, vengono rimosse dalla catena e deposte ordinatamente in appositi contenitori, che vengono conservati in frigorifero per 7 giorni. In questo modo, in caso di risultati dubbi, non è necessario sottoporre il paziente ad un altro prelievo. L'intero processo è costantemente tenuto sotto controllo dai tecnici specializzati, che alla fine autorizzano il rilascio dei risultati per la refertazione finale. Anche le analisi del sangue si svolgono totalmente in automazione. 3 contaglobuli consentono di analizzare oltre 300 campioni all'ora, mentre un potente software seleziona i casi da rivedere al microscopio ed invia i campioni a una strumentazione robotizzata per la preparazione dei vetrini, che alla fine fuoriescono perfettamente colorati ed etichettati con codice a barre. Tecnologia ed automazione si riscontrano anche nell'esecuzione delle analisi di coagulazione del sangue. Anche per lo studio delle autoimmunità, un robot predispone i vetrini che vengono poi letti al microscopio dai tecnici specializzati. Da ultimo al personale medico è affidata la valutazione e la firma elettronica dei referti e, ove occorra, la comunicazione tempestiva dei dati al medico di famiglia. La novità più recente in termini di eccellenza tecnologica è rappresentata dall'Iconiscope, un analizzatore automatico di immagini in grado di diagnosticare precocemente il carcinoma della vescica. Un'altra area non meno importante è riservata ai laboratori specialistici. Qui vengono analizzati i campioni inviati ai reparti di anatomia patologica, tossicologia, microbiologia e genetica.